Un incontro con gli studenti del liceo Tommaso Fazzello. Nel giorno della memoria e dell'impegno in ricordo di tutte le vittime delle mafie, l'Associazione Libera di Don Luigi Ciotti e la Fondazione Accursio Miraglia hanno scelto di coinvolgere i giovani. È una tradizione, un appuntamento annuale, perché crediamo moltissimo in questo tipo di incontri, di iniziative per il valore formativo che hanno per i ragazzi e per il valore aggiunto che rappresentano all'attività didattica ed educativa della scuola. E parlare di chi ha dato la propria vita per un ideale o comunque per affermare i principi della legalità è importantissimo, perché è importantissima la memoria, ma che una memoria che non deve rimanere come ricordo, ma deve diventare un momento di riflessione da cui scaturire un'azione concreta di comportamento responsabile, rispettoso delle regole che quotidianamente ognuno di noi, a cominciare da noi adulti, ma anche i nostri ragazzi, devono esercitare negli ambienti in cui si trovano a vivere, nella scuola, nella famiglia e nella società. Il rispetto dell'altro, il rispetto di se stessi, delle regole, dell'ambiente, sono fondamentali e sono forse modi concreti con cui noi possiamo onorare questi caduti, queste vittime, questi eroi, e possiamo realmente costruire una società migliore. Non solo il ricordo delle vittime, ma anche la testimonianza di chi continua a lottare per la legalità. Alla manifestazione hanno preso parte i rappresentanti delle forze dell'ordine che operano nel territorio e i sindaci di Sciacca e Sambuca. Io ringrazio, cominciando da Luigi Ciotti, al dirigente dell'istituto, al nostro sindaco e i ragazzi, per il silenzio e la voglia di ascoltare che hanno avuto i ragazzi e che, come vedete, già sono tutti pronti per continuare. È un momento bello, anche perché non solo abbiamo e leggeremo i nomi dei caduti, ma abbiamo avuto testimonianze delle forze dell'ordine che hanno ricordato i loro caduti, gente che non è in quell'elenco ma che è morto per la legalità, per la giustizia. Questo aumenta il valore del 21 marzo. Di questo ne parlerò con Luigi Ciotti, ne sarà senz'altro molto molto contento. Cogliamo l'occasione per lanciare lo speciale che oggi andrà in onda in coda a tutti i TG. In coda di tutti i TG ci sarà uno speciale, vedetevelo perché è molto bello. E riguarda il 21 marzo, non solo di Accursio Miraglia, ma di tutte le vittime di mafia. E come ho detto oggi ai ragazzi, non sono solo dei nomi, sono delle storie che si uniscono a quelle che saranno le storie di questi giovani, e noi, accanto a loro, cercheremo di portare avanti una Sicilia, un'Italia, un'Europa migliore.